Parla di mercato ufficiale, Zaniolo è un nuovo giocatore dell'Atalanta, ne andremo a parlare in questo video. Prima di tutto like, comment, iscrivetevi, condividete la campanellina, cosa importantissima, ma che voi ci mettete poco per farle, quindi farle, vi costano poco, 5 semplici clic e 5 semplici cose da fare, e rimanete aggiornati sul canale a 360 gradi, quindi aspettate, fatelo, se volete ditemi la vostra qua sotto. Io vado a dirvi la mia, ditemi la vostra qua sotto nei commenti, tifosi dell'Atalanta, e non partiamo subito. Leggiamo prima l'articolo, poi vi dico cosa ne penso. A Milano, più precisamente nella casa di cura La Madonnina, è durata circa un'ora la prima parte delle visite mediche per Nicolò Zaniolo. Le cifre sono intorno ai 22-23 milioni di euro. Prestito a 3,5 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 16 e che scatta al 60% delle presenze stagionali. A questo vanno aggiunti circa 2,5 milioni di euro di bonus. Dopo la sua esperienza giallorossa conclusa nel gennaio del 2023, Zaniolo ha trascorso l'ultimo anno e mezzo lontano dall'Italia, si è trasferito al Galatasaray e l'azzurro, il calciatore azzurro ha giocato poi l'ultima annata in Premier all'Aston Villa in una stagione caratterizzata dalla frattura del quinto metatarso del piede sinistro dello scorso maggio contro il Liverpool. In Inghilterra Zaniolo vanta 1.363 minuti per un totale di 39 partite e 3 gol raccolti in stagione. Allora, cosa vi devo dire, ragazzi? Zaniolo aveva fatto bene, aveva iniziato bene la sua carriera a Roma, dove era diventato l'idolo dei romani. Poi vari infortuni, due crociati fatti, l'hanno fermato. In Turchia ha fatto abbastanza bene, in Inghilterra così e così, però non è mai riuscito a ritornare a convincere del tutto. Tra infortuni, frattura del quinto metatarso, i due crociati fatti, piccoli infortuni di qua e là, non è mai riuscito a ritornare nel suo habitat naturale, nella sua forma naturale. E Gasperini in questo è un maestro. Gasperini a modellare i talenti a suo modo. È un campione, e infatti ne ha risvegliati tanti di talenti del genere che sembravano persi. E io vi dico, sì, veramente, Gasperini riesce a rivitalizzare un giocatore molto forte, perché secondo me è molto forte, ma dal talento sprecato come Zaniolo. Secondo me, ragazzi, può essere definito il maestro del calcio italiano. Lo è già, però se riesce a risvegliare anche una testa calda come Zaniolo, meriterebbe una statua al centro di Bergamo, senza se e senza ma. Voto rapporto qualità-prezzo gli do un 6 meno, un 6 meno perché 22-23 milioni di euro per un giocatore che non ha ancora mai convinto in questi ultimi anni, non ha ancora mai convinto del tutto, sono un pochino troppi. Voto rapporto qualità-calciatore che secondo me si merita un bel 7. Si merita un bel 7 perché? Si merita un bel 7 perché con Gasperini, con un allenatore Gasperini, come Gasperini, molto preciso e molto puntiglioso, può tornare sulla strada e sulla via giusta. Veramente, tifosi dell'Atalanta, se dovesse riuscire a rivitalizzare anche un talento dalla testa matta come Zaniolo, tifosi atalantini, fate una statua a Bergamo a Gasperini, se la meriterebbe assolutamente. Poi ditemi la vostra qua sotto nei commenti. Comunque, questo video finisce qui. Noi ci becchiamo domani con un prossimo video. Qui da me, da un caldo soffocante, è tutto. Ci becchiamo con dei prossimi video. Bella, ragazzi. Ciao.